Ciao a tutti amici di YouTube, benvenuti alla settima puntata nella serie Step and Back. Allora, su Twitch che abbiamo fatto? Su Twitch abbiamo fatto un sacco di lavori l'altra volta in live, ragazzi. L'altra volta in live abbiamo fatto un sacco di lavori. Abbiamo comprato altri campi, in più abbiamo seminato il 3334. Questi qui a orzo, aspettate che non mi ricordo. Allora, questi semi colza, semi di soia, questi qua. Poi abbiamo l'orzo. Qui abbiamo piantato il field grass, che dovrebbe essere tipo erba medica, una cosa del genere. E qua uguale, facciamo un altro campo uguale, ragazzoli. Quindi ci dedichiamo in questa puntata a seminare questo campo qua. Beh, bando alle ciance, iniziamo subito. Allora, vi invito ragazzi a venirmi a trovare su Twitch, sono in live tutti i giorni tranne la domenica. Alla mattina vado live alle 9 e il pomeriggio dalle 3 in poi. Che dire ragazzi, che dire, ci sono parecchie cose da fare. In più sono andato avanti, ho comprato altri mezzi, ho comprato il trattore cingolato che a breve vedremo all'opera. Più ho comprato un camion per trasportare perché il carrellone mi dava un po' dei problemi. E ho comprato un trattore grande. Comprato un trattore grande, ragazzi, perché è sempre comodo. Allora, qui il campo è fatto un po' strano, non niente. Trattore grande, ho comprato il class, dopo ve lo faccio vedere. E devo dire che è un gran bel trattore. Anche perché a me piacciono i class, quindi non potevo non mancare nella mia farm un class, visto che finora ho tutti Fiat, ragazzi. In più ragazzuoli, in più la ragazzuoli, ho comprato una mini trebbia. Comprate una mini trebbia, ragazzi, che è veramente fantastica. Per i campi piccoli è veramente fantastica, ragazzi. Della John Deere, della John Deere. Allora, abbiamo seminato tutti i nostri campi. Adesso andremo avanti con diverse lavorazioni. Adesso dobbiamo ho comprato anche l'Energreen, ho comprato e poi che altro ho comprato non mi ricordo più, ricordo. Poi adesso dobbiamo iniziare a fare un po' di pula, perché ho intenzione tra un pochetto di comprare anche gli animali, quindi per fare l'insilato ho bisogno un po' di puletta. Quindi inizieremo anche a fare la pula, infatti comincerò a tagliare un po' d'erba con l'Energreen. I campi un po' più piccoli, diciamo. I campi un po' più piccoli. Speriamo che questa erba medica, tra virgolette, adesso non so il significato, perché field grass dovrebbe essere tipo erba da campo, quindi non so se si riferisce all'erba medica, quella che va raccolta con la trebbia, e quindi speriamo che ci renda parecchio, ragazzi, che se no è un casotto.
Ho comprato anche una pressa quadrata. Ho fatto diversi acquisti, ragazzi. Ho fatto diversi acquisti. I trattori sono rimasti quelli. Ancora non l'ho cambiati. O man mano ricambierò, penso. Piano piano, piano piano, ho comprato il pascolino per dove tengo gli animali, quindi per portargli un po' da mangiare, cose, un bob e un bobcat per dargli da mangiare, così, perché lì ci metteremo dentro lì il frumento, quindi più avanti riprenderemo con gli scavatori e i vari mezzi, Che dire ragazzoli, che dire, che dire, che dire, questa mappa mi sta prendendo veramente bene, 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 mi sta prendendo. E adesso tanto sto continuando, per adesso ho sospeso la The Valley Doll Farm, l'ho sospesa perché sto portando avanti questa serie, la colonia, le due serie un po' più che mi attirano di più, dove sulla colonia faccio lavori per conto terzi, in più porto avanti un po' i miei campi, che non sono tanti, nella puntata scorsa, quindi chi se l'è persa la vada a rivedere. E ho trebbiato i miei campi con una bellissima trebbia della Fiat Agri. Poi sto aspettando veramente con ansia l'autolivellante di Peppe, ragazzi, l'autolivellante di Peppe su questa mappa qui è il top, questi campi collinari così, e non vedo l'ora, spero che esca a breve, spero che esca a breve, perché come comprerò quella trebbia, quella rimarrà. Quindi sto aspettando veramente che esca. Speriamo più presto possibile. Speriamo. Come avremo altri soldi inizieremo a comprare altre farm pure, perché su una farm in pratica, allora questa diciamo è la farm che infatti io il campo l'ho divido per farm agricola, tra virgolette, faremo una farm agricola e quando avremo i soldi faremo una farm forestale, dove ci metteremo tutti gli attrezzi forestali. Per ora qui lasceremo soltanto questa fa la roba agricola, quindi fareci l'agricoltura, ci facciamo con la seminatrici e cose del genere, piantatrici. Man mano che avrò i soldi cambierò trattori, quali farò un po' più grandi, lascerò qualcosina più piccolo per i campi un po' più piccoli. Mi raccomando ragazzi, e fatemi sapere come avete voi messo la farm, cioè come l'avete impostata, se avete mai provato questa mappa, se vi interessa e via dicendo. Su Twitch ho iniziato a portare anche GTA, ragazzi, e adesso sto rifacendo su Twitch la programmazione delle live, quindi sto levando magari la roba un po' vecchiotta, tipo l'Ischia Farm, queste cose qua, che sinceramente a me l'Ischia mi ha un po' deluso come mappa. Sì, è bello che c'è l'Uliveti, ma sinceramente, no, l'Uliveti, scusate, c'è i vigneti. C'è i vigneti e sì, ok, però è un po' povera come mappa e sinceramente infatti non la su Twitch non la porterò più. L'unica che porterò avanti forse la Holland Shepherd e questa.
Naturalmente, se mi seguite su Twitch vedrete le lavorazioni complete, ragazzi, cioè, vedrete tutte le lavorazioni che faccio. Qui su YouTube vi porto le puntate, diciamo, dove non ho fatto vedere niente, cioè tipo, ecco, la semina, quindi come si semina i campi, queste cose qua ancora non l'avevo fatto vedere, quindi ecco, ho portato la semina, poi porterò varie cose, la pula, il taglio dell'erba, eccetera. Per fare la pula, capito, abbiamo portato per adesso balle e trebbiatura, adesso piano piano, perché su Twitch già sono arrivato, mi sembra, all'undicesima puntata, invece qui siamo ancora alla settima. Vado qua, piano piano, ragazzi, vediamo tutto, piano piano vedremo tutto. Questo era l'ultimo campo che ci è rimasto da fare. L'ultimo. Poi dopo di questo, nel frattempo che le colture crescono e si possono raccogliere, tagliamo l'erba, quindi facciamo su alcuni campi balle d'erba e su altri invece facciamo la pula. L'ho fatto un po' cavolo, l'ho seminato però. Ok, l'ultima passata, poi riportiamo il mezzo a posto e vi faccio vedere anche la trebbia piccolina, quella che vi dicevo. Perfetto, portiamo il trattore a posto. Sembra che sì. Oh, adesso mi pareva che non l'avevo. Ok. Io pensavo che mi mancava un campo da fare, invece no, l'ho fatti tutti quanti. Questi sono i nostri campi ad erba. Questi, qui c'è sempre persone. Scusate se c'è ancora. Scusate, ma non potete andare a camminare in un'altra parte, no, visti proprio a mezzo della strada, camminano. Mi scusi, l'ho portato io in braccio. Mi scusi lei. Ok, eccoci qua arrivati nella nostra zona attrezzi. Ecco qua il camion col cingolato, vedete? Camion con cingolato. Stupendo, eccolo qua il class. Ecco qua il class, ragazzi. Eccolo qua il trattore class. Intanto questa la parcheggiamo qui. Ok, allora vi porto un attimo a fare un giro così vi faccio vedere come comprare. Eccola qua la trebbia, quella piccolina, la V330 WT John Deere. Questa è veramente piccolina, vedete, ragazzi, cioè rispetto a questa è molto più piccola. Poi ho comprato questo qua, sempre roba, se vedete, vintage, perché costa veramente poco per adesso, quindi tutta roba vintage. E in più eccolo qua l'Ener Green, questo più che altro per tagliare, ecco, queste parti qua. Qui c'è un piccolo campo piccolino qua, quindi lo useremo per quello. E questo è il class, il 960 Axion, stupendo. Ho comprato questo carro Deutz. E nient'altro, mi sembra. Ragazzi, sembra nient'altro. Vedete qua,
Vabbè, un voltafieno. Nient'altro. Nada de nada. Infatti, ecco questa fa balle quadrate. E niente, ragazzuoli, dai, io concludo qui il video. Noi ci vediamo nella prossima puntata. E grazie a tutti quanti, chi ha guardato il video, chi guarderà il video. Grazie a tutti. Ah, io ho comprato anche questo per quello grande. E niente, ragazzi, io vi auguro buona giornata a tutti quanti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, ragazzi, ricordatevi di mettere un bel like, di commentare il video. E io direi che magari se riusciamo a fare qualche like in più, andiamo fino a qualche like in più, magari porterò anche un nuovo gioco sul canale. E niente, ragazzuoli, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, ciao!